Mercoledì 27 novembre e Gesù non fa false promesse, non ci illude, ci mette di fronte alla realtà concreta della mondanità. Nella mondanità troviamo leader più o meno carismatici, potenti, i quali illudono le popolazioni. Se li seguono avranno in contraccambio un benessere smisurato. È tutto un inganno, è la grande seduzione diabolica del potere. Gesù invece ci ricorda, lo ricorda ai suoi discepoli, che il suo stile è radicalmente alternativo e diverso rispetto a quello della mondanità, la quale si inabissa nella logica del potere, diventa sostanzialmente paranoica. Respinge l'altro come nemico. Il messaggio di Gesù è un messaggio di intenso amore, di grande speranza, di fiducia, che il piano di salvezza trionferà, sì, trionferà, ma passando attraverso anche la persecuzione. E il suo trionfo non sarà un trionfo di potere, ma sarà il trionfo della pienezza della grazia, a volte ottenuta a caro prezzo, come ci ricorda Bonhoeffer. La grazia a caro prezzo. La grazia è dono, è fondamento stesso della nostra possibilità concreta di vivere in questo mondo in una prospettiva di pace, di giustizia, di amore e di misericordia, esattamente l'opposto di quanto la mondanità nella sua diabolicità continua a imporre alla vita su questo pianeta, ferendo nostra madre terra. La vita autentica che Gesù ci propone passa anche attraverso la persecuzione, ma anche e soprattutto attraverso la grazia che ci concede parola laddove vi siano i giorni della persecuzione, una parola di salvezza che ci porta a vivere concretamente la dimensione della speranza che non è mai una illusione. Dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Vedete, non vi eviterò tutto questo. Non è possibile perché la mondanità è questo. In questo mondo noi viviamo. E questa non è una occasione per rassegnarci, è un'occasione per dare una testimonianza gioiosa della nostra adesione al messaggio di salvezza. Continua ancora questo brano del Vangelo. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né combattere. La parola di salvezza, la potenza di una parola che è contenuta nella testimonianza reale e concreta di Gesù. È un messaggio profondo, radicale, che ha un valore anche culturale, antropologico, non soltanto religioso. È un messaggio universale che riguarda il modo attraverso il quale noi esprimiamo le nostre più profonde convinzioni. Tutti noi dichiariamo in cuor nostro di amare la pace, di voler vivere nella gioia e nella letizia della vita comunitaria, nella condivisione. Eppure poi ci facciamo illudere per paura, per aver aderito alle illusioni, ci facciamo protagonisti di autoasservimento. La parola che oggi ci viene consegnata è parola di liberazione, che non ha paura, è una parola che è dono e che ci permette di parlare con tutti, con disponibilità coraggiosa alla testimonianza
essere coraggiosamente fiduciosi che quella parola che ci è stata donata ci porrà lungo il percorso della via della salvezza. Sarete traditi persino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Sarete perseguitati, ma nulla andrà perduto. La mondanità invece ci rassicura che saremo difesi dalla sicurezza espressa simbolicamente nella chiusura delle frontiere, ma tutto andrà perduto perché quella falsa sicurezza che ci viene proposta è fatta di dissipazione, di disastro, di appropriazione, di indisponibilità ad ascoltare la parola, che è parola di vita. Gesù ci ricorda: io sono la via, la verità e la vita. Ascoltiamo questa parola con spirito aperto. Non con semplice proselitismo religioso. Non siamo qui a proporre una religione. Siamo qui ad ascoltare una parola che ci libera dalle paure, che ci consegna alla strada della salvezza. Abbiamo solo bisogno di fare spazio in noi e ascoltare. Neppure un capello del vostro capo andrà perduto. Pensate un po' a questo dettaglio straordinario. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Perseverando lungo la strada dell'ascolto della parola, salveremo la vita anche se passeremo dei momenti difficili di persecuzione, ma quello che ci propone Gesù è vero ed autentico. È la celebrazione della pienezza della vita. Lui stesso passa attraverso il sacrificio e ci fa il dono supremo della vita eterna, vissuta in questa terra. Questo è un grande mistero, rispetto al quale se apriamo i nostri sensi all'accoglienza di questa parola, questo grande mistero germoglia di fronte a noi e noi siamo chiamati alla contemplazione. Buona giornata a tutte e a tutti.